Nel segno della continuità, terza vittoria consecutiva per il Teramo che nel ritorno al Bonolis batte 1-0 l'Ancona grazie ad un gioiello di Stefano D'Egidio. Marco Pomante può essere molto soddisfatto non solo per il risultato in sé quanto per la sensibile evoluzione della qualità di gioco espressa dai suoi ragazzi, con un risultato che poteva essere anche più rotondo. Ma andiamo con ordine, l'Ancona arriva in Abruzzo per trovare la giusta dimensione. La vittoria contro il Sora ha dato un'iniezione di fiducia ai ragazzi di Mister Gadda che vogliono recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. La sfida è quella da altre categorie. Si torna al Bonolis dove quasi 3 anni fa i dorici si imposero 4-1 nell'ultimo campionato di Serie C disputato dal Diavolo. Per quanto riguarda le scelte, Pomante deve rinunciare a Pepe per un problema al polpaccio. Recuperato in extremis invece Pavone che parte dalla panchina. Touré completa il tridente con D'Egidio e Galesio. Sull'altra sponda Gadda riabbraccia Belcastro che dopo l'influenza torna a riprendersi le chiavi dell'attacco in coppia con Amadori. Dalla panchina Martiniello dirige Simone Palmieri di Avellino. Dopo un avvio in sordina il Teramo si costruisce la prima grande occasione. Galesio effettua un break a centrocampo, arriva al limite e prova la stoccata. Lauczemis si distende ma indirizza la sfera verso i piedi di D'Egidio che in diagonale sfiora il palo. La prima conclusione ospite arriva al 18° quando Alluci non trova la coordinazione giusta per impensierire Di Giorgio. I padroni di casa crescono e trovano la chiave per stappare il match, ma prima c'è da segnalare il legno colpito da Magnanini dopo un tentativo di cross. Al 29° ecco la perla di Stefano D'Egidio, bravo a sfruttare l'azione lavorata di Touré. Lo scavetto del numero 10 non lascia scampo all'Lauczemis e fa esplodere il Bonolis. Il Teramo gestisce il vantaggio senza troppi problemi, ma un errore in fase di impostazione permette a Belcastro di concludere da buona posizione. Di Giorgio è miracoloso e salva i suoi. Con le immagini di Manuel Centurame passiamo alla ripresa. Gadda lascia negli spogliatoi Magnanini e Savor. Entrano Pecci e Azurunwa. Dopo il timido tentativo di Gulinatti, il Teramo costruisce ben 3 palle gol. Combinazione Touré-Galesio, ma l'argentino resta il colpo in canna. L'azione prosegue e Touré si esibisce in acrobazia, costringendo Lauczemis a rifugiarsi in angolo. La battuta insidiosa verso il centro dell'area porta Brugarello a colpire da 2 passi, senza successo. I biancorossi di casa dominano ma sprecano ancora al 10° con Touré che prima non trova la porta e poi non angola la conclusione dopo un'ottima sterzata a favorire il sinistro. Al 20° è l'ex Codromaz ad andare in difficoltà sulla pressione di un incontenibile Touré, ma anche stavolta il numero 11 non è cinico. Devastante sulla sinistra Touré anche al 27°, l'ex Pontevomano sfonda e propone un pallone tagliato ma allontanato sui piedi di Petrantonio che non ci pensa 2 volte e lascia partire un tiro che scheggia la traversa dopo il tocco di Lauczemis. Sugli sviluppi del corner un applauditissimo Galesio al momento della sostituzione non trova lo specchio. L'Ancona si riversa in avanti per tentare la beffa finale. Ci prova Alluci al volo sugli sviluppi di un corner senza successo. Nel 3° minuto dei 5 assegnati Pavone si invola in contropiede. Scambia con San Severino ma solo davanti a Lauczemis spara sopra la traversa. Nei residui 2 minuti il Teramo congela il possesso e mette in cascina la 3ª vittoria consecutiva. Domenica all'Angelini di Chieti ci sarà il derby che si preannuncia scoppiettante.